Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 38esima puntata della serie su Final Simulator 17. La scorsa puntata è stata la prima con la nuova patch, con la patch 1.4. L'aspettavo meglio a dire il vero. E vabbè. Allora, adesso stiamo andando dalle pecore e poi dobbiamo andare anche dalle vacche perché hanno la mangiatoia sporca da un pulizia del 29%. Vabbè, qua le colture sono un po' sballate, vabbè. Dopo metteremo l'operaio a fertilizzare, che mi sa che sono il penultimo stadio. Spero che controlliamo, Crescita, fertilizzato. Ecco, penultimo stadio, infatti, ecco. Ok, qui dobbiamo mettere dopo l'operaio a seminare erba. Intanto andiamo dalle nostre pecorelle. Scendiamo i fari, che sono ancora le 5.40 e si sono svegliati presto. Il video non so come risulterà perché voglio provare a fare una puntata a velocità normale, ecco. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono di più le puntate in timelapse oppure se vi piacciono di più le puntate così. Che so che se le faccio così farò meno roba, ecco, perché caricare un video di un'ora e mezza c'è qualche problemino. No! Sì, sono rimbalzato. Dab dab dab. Vabbè. Ok, siamo quasi arrivati. Ho disinserito la loco drive perché ad esempio se dobbiamo andare a vendere qualcosa al treno non si può fare con la mod inserita. Quindi per evitare rompimenti di scatole, ecco, magari arriva un'offerta. Vantaggioso, non voglio uscire e fare tagli nel video. Quindi ho disinserito e sono a posto. Interno cabina, sì, adesso mi lagga anche. A posto! Abbassiamo. Sì, ciao. Ma perché non prende? Ah, non è abbassato di tutto. Guarda, io ho neanche girato, ho preso tutto. Dab. Qua ci sta. Dab. L'erba qui la scarichiamo dalle nostre pecore, che ne hanno bisogno. Vabbè, ecco. Sbagliato strada. Ora andiamo dalle nostre vacche, magari velocizzerò qua la parte del viaggio. E vabbè, ci vediamo. Andate a pulire anche qui la mangiatoia. Come detto abbiamo 734.000 euro e buono, ecco. Allora qui abbassiamo. Si è incastrato lì sul trigger, vabbè. Dai, c'è che cazzo. Allora si è detto, vediamo quanta lo buttano fuori. 900 litri, 84, 94, arriviamo a 1000, sì, 1000 giusti. Giusti, ecco. Andiamo a prendere un po' di erba là sotto la tettoia che magari gli serve. Vabbè, c'è il dolly ribaltato. Vabbè. Ci sta tutto dentro qua? Sì, che ci sta tutto. Ecco qua, 6.000 litri di erba mangiati tutti. Cioè, se facciamo girarci, sì, il nostro manitou è forte. Allora prendiamo anche un po' di paglia già che ci siamo. 11.000 litri, dai, a retromarcia. Tutta? No, vabbè, vediamo tutto al massimo qua. 4, sì, dai, vabbè, qua pulizia, vabbè, siamo a posto, sì, dai,
A posto, magari un po' di frumento, andiamo a darlo ai maiali, che comunque ci vuole. Orzo, vediamo. Ma ti scarica o fai finta? Vabbè, tutto a posto. Beh, direi che il Manitou possiamo lasciarlo qui intanto. No, la trebbia no. E mettiamo l'operaio con il Valdra. Vabbè, ci vuole acqua. Vabbè. Il Valtra a fertilizzare i campi, che non bisogna di un po' di concime. Facciamo? No, giusto. Ecco qua. Se dai 3.000 litri dovrebbero bastare, dai. Per tutto non penso, comunque dovrebbero bastare. Operaio a posto. Adesso cosa dobbiamo andare a fare noi? Ah sì, il campo 16 di erba da seminare. Adesso lo seminiamo noi, va, facciamo qualcosa più. Qua è il nostro Massey Ferguson, mamma che unto. Lo laviamo un attimo perché fa schifo. Ci arriva fin qua il tubo. Ci arriva, sì che ci arriva. Era marrone invece che rosso, mamma mia. A posto. Ok, ci andiamo ad agganciare la seminatrice, che dovrebbe essere vicino lì ai barilotti. Infatti qua, ah, dai, Parnovo sto trattore, il Parnovo. Ok, direi di ricaricare un po' di semi. Ok, finché qua ricarica intanto. Aspetta, ecco qua la macchina. A posto, la porto ai maiali questa intanto. Pick up 10 ore quasi, l'abbiamo usato anche per imballare la paglia. Ricordate quella puntata col pick up a scuola? I miei compagni dicevano: imballare con il pick up, ma dai. Io dicevo: sì, perché c'è qualche problema. Vabbè, aiutante G ha completato il lavoro. Un attimo che arrivo dai maschi. E lo metto a fertilizzare un altro campo. 110, 120. Ok. Ah, c'era anche in salita quella botte, sto pick up. Lizard, non so neanche se esiste nella realtà sto marchio, vabbè. Non so come siano la qualità video così a 120 all'ora, comunque vabbè. Quanto accelerava anche in salita. Vabbè, 100, dai. Frena, qua insilato dappertutto. No, 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 cattivo, cattivo. Vai di qua, cattivo. Quanto a me. Che hanno fatto stima gli ali. Qua è sempre pieno, non si sa perché. Qua è finito. Vabbè, c'è ancora un pezzo.
po' di boost, un po' di turbo boost al nostro piccolo Valtra, tratto di un più piccolo che abbiamo. A parte che nella realtà avere un trattore da 180 cavalli sarebbe già tanto. Operaio, prendiamo questo, vabbè il fertilizzante ci basta. 3.500 euro di costi semi. Aia. No. Devo passarci vicino a fare rifornimento in corsa. Vabbè, non ci sono riuscito. Se fa il massimo ad andare su per lì qua. Boh, vediamo. Dai. Dai che ce la fai, dai che 280 cavalli. Dai. A stento ma ce la fa. Ma si fa il Ferguson non muore mai. Ma si fa il Ferguson Fiat Agri e Nokia non muoiono mai. Ah sì, vabbè, ho sbagliato tasto. No. Abbassa, accendi e andiamo a seminare. Un trattore in mezzo al campo. Andiamo a seminare. No, soia, ma va in Cina, no. Ma dai, no. Non soia. Che fine. Che fine. Vabbè, se vediamo un'erba allora. Sì dai, funziona anche se abbiamo già seminato la soia prima. Funziona. Serve il tiraporche lì. Ma si deteniamo di tanto. Ci fa comodo. Qui il Massey Ferguson quando va intorno ai 30 ore lo cambieremo perché costa mantenerlo. Dai che quello in mezzo che costa di più della Rostlmash, come cavolo si chiama lì, la trebbia russa lì, boh, vabbè come cavolo si chiama, vabbè, quella che costa 2.500 euro al giorno, però comunque anche questo ha il suo prezzo, intorno ai 500. Aspetta un attimo che controlliamo, eh. No, aspetta, bisogna andare su negozio garage. Ho qua 700 euro, madonna. 392. Qui la trebbia, vedete, 2.600 euro, porco ciccio. Questa 1118. Sì, va bene, dai. Continuiamo a seminare. Oh, ma aspetta. Già finito. No? Già finito. Oh, già venito tu. Oh, già venito, vai. Quella col tuo sono tutto sballato, però vabbè. Operaio, andiamo a seminare. Quindi un attimo in esterno cabina perché non vediamo dove abbiamo segnato la riga in interno cabina. Dovrei alzarla qui la seminatrice, però non ci voglia. Vabbè, ora possiamo anche andare in interno cabina che c'è anche meno casino. Ce la fa? Sì, sì. Ma si fa il coso, non muore mai. C'è il riflesso del sole che rompe le scatole, madonna quanta. Ecco, si corre con sta seminatrice. 20 all'ora. Siamo a posto.
faccio proprio che terrò questa, perché l'Amazon è lì, l'Amazon, se sì, Amazon Prime, l'Amazon è quella a 15 metri, si fa sempre con nuova Apache semina diretta, solo che non ha questi qua i segnalatori di porca, ecco come si chiamano, non ce li ha, quindi mi sa che tengo questa anche perché si lavora più velocemente, 5 km all'ora in più. Con la Amazon lì ai 14-15 si lavora, questo 19-20, e poi mi sa che ci sta anche più roba dentro. Vabbè. Bene ragazzi, il campo quasi finito, vabbè anche l'aiutante ha finito il lavoro. Sì, è finito. E ho pensato di fare una cosa, quando andate, aspettate che finiamo. Allora, vedete questo pezzo di terra marrone qui? Ecco, quello d'altro vorrei ararlo e seminarlo di erba, così abbiamo anche questo pezzo di terra d'erba, ecco. Vediamo che altri ci sono. Vedete, ne prendiamo uno piccolino che riesce a tirare anche il Valtra, ecco. No, questo no. 120-85, 2 metri, no. Questo qua. Il Chiron 200. Sì, dai, lo non leggiamo perché per quello che ci serve non vale la pena di comprarlo. Noleggiato 1700 euro. Allora, ma se possiamo lasciarlo qui, che tanto ci serve dopo. Anzi, l'altro tiro con il Fender, quello qui, che l'ho di pristino per questioni di tempo. Ecco, vabbè, di pristina. Ok, noi saliamo sul Valtra. Allora, qui è finito, lo portiamo al campo 13, che dovrebbe essere seminato. Ci vuole anche lì una bella fertilizzazione. Fertilizzatura, esiste? Esiste fertilizzatura? I don't know. Vabbè. Tutti quanti i trattori di serva. Vate di serva. Trebbia di serva. Dopo cos'è che c'è in riserva? Massa in riserva. Tutto. Tutto. Ora anche qui. Operaio. E noi andiamo. Eccoci qua. Ma che bella radio che c'è. Che bello. Ma si può attaccare davanti l'aratro? Aspettate, volevo vedere sta roba. Si può attaccare davanti? Si può? Dai! Dai! No raga, voglio provare ad arare con il con l'aratro davanti. Voglio provare, dai. Però trovo figo, voglio provare. Voglio provare, come si deve fare? Bisogna andare dentro marcia, come si deve fare? Boh, vabbè, proviamo. Ovviamente mi lagga l'interno cabina. È un 6 vomeri questo. Sì, un 6 vomeri. Dio, prima di andare a fare quel pezzo di terra che c'è vicino al campo 19, che anche lì ci farebbe comodo avere un po' di erba in più, tagliamo per i campi, vabbè. Ah, volevo dirvi che forse non è ancora ufficiale, ecco, verso giugno luglio prenderò un nuovo PC più potente di questo, e quindi potrò permettermi anche dei programmi per registrare migliori, ecco, quindi quindi andiamo. Ok, dispieghiamo l'aratro qui. Voglio provare, dai. Si può? Y? Sì. Dai. Ma dai. Ma dai. No. Dai.
No, ragazzi, dai, no. Ma dai, più tanto ha cambiato il lavoro, ma che... State. Ho completato cosa? Ho completato cosa? La tua testa ha completato. Torniamo qui dal nostro aratro verso. È un po' difficile, eh. Solo un po'. Aratura rovescia, questa puntata si intitolerà Aratura rovescia. Non pensavo che si potesse fare, non pensavo proprio. Qui vabbè c'è già erba, quindi possiamo lasciare stare, qui c'è un piccolo pezzo che non abbiamo arato. Faccio così solo per divertirmi, che si va male, ecco, lo faccio solo per divertirmi. No, no, indietro, ehi. Anche se andiamo un po' sul campo non è che cambia tanto. Con un altro piccolo pezzo qua. C'è anche qua, si può. Decoriamo anche qua. No, ma perché sei così col... No, basta. Ovviamente ci resta sempre il pezzo lì, che è quel pezzo di me, di terra, e quindi... Ma dai, no, dai, basta, dai, perché qua è troppo difficile. Sì, è divertente, però difficile. Facciamo così che andiamo anche più veloci un attimo. Oh, ma c'è, ma questa nuova pace, perché prima non faceva sti versi. Ci ha completato il lavoro e non ha fatto un cavolo. Abbassiamo. Andiamo. No, ma dai. Detto creazione campi, you are deficient. You are a deficient plow. È giusto? Deficient plow? Guardate che deficiente. È giusto? I don't know. Mi sa che nelle prossime puntate cominceremo con la legna, sti alberi qua sono i primi da andare via, che rompono le scatole. Se 05 728.000 euro, tutti quanti gli operai ce li hanno mangiati, sti bastoni. Giriamo dall'altro, che se no non riusciamo a fare niente. Vabbè, arriviamo anche la strada, che tanto non serve.
Magari avrei potuto prendere anche un radro un po' più grandicello per sto Fender. Vediamo se ce ne sono. Circa 240 cavalli. Ah, questo 240 valli. 240 valli. Sì. Ami, valli. C'erano anche questi, ma dai, perché? Perché non ho noleggiato questi? Vabbè, ci teniamo questo. Sì, adesso arrivo aiutante C, adesso ti metto a lavorare, sì, se hai voglia di lavorare adesso ti faccio lavorare, sì. Ah, finalmente ha finito veramente, però Ok, siamo nuovi. Bisognava girarlo, dai. Gira tutto. Prometti creazione campi Y. In teoria così dovrebbe arare. Ecco. Variamo tutto quanto, lo spazio possibile. Ripieghiamo la radio perché adesso dobbiamo andare a radare vicino qua al campo 16. Rispieghiamo che cavolo l'ho ripiegato. Scusate ragazzi, piccolo taglio perché c'è stato una piccola interruzione con la registrazione video. E comunque siamo tornati, nessun problema. Continuiamo ad arare il campo, sì, il campo, il fuori del campo, ecco. Vabbè, ripieghiamo l'arato, ci manca anche la mamma con l'aspirapolvere. Vabbè. Ora cos'è che dobbiamo fare? Ci dobbiamo seminare, perché ancora sto pezzo, cioè, mamma. Li odio, ragazzi, li odio. Li sapessi in... guarda, neanche preso. Vabbè, ok, li pieghiamo. Intanto lo lasciamo qua. Andiamo a prendere il nostro Massey Ferguson, che adesso niente dice. Ok, dispieghiamo. Abbassiamo, accendiamo e andiamo a seminare l'erba anche qua. Scusate ragazzi per il raffreddore, ma voglio così. No, anzi no, non dispiegare, non ripiegare la seminatrice che tanto ci serve. Non l'albero. Aspetta, ma c'è questo pezzo qua. Vabbè, prendiamo un attimo il fend. C'è anche un altro pezzettino. No, fermo. Qua c'è anche un altro piccolo pezzettino che si può arare. Metti che sta il limite di campo. Ok. E a posto. Abbassiamo. In realtà se facessi così avrei già spaccato l'aratro e il trattore avrebbe già spaccato la frizione, vabbè, troppo sforzo. Ok, a posto. Andiamo a prendere il Massey.
Questo pezzo di... ma sì, vabbè. Un attimo che guardo una roba. Per questa puntata sia tutto, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e vi lascio il link in descrizione del canale di un mio amico. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.